sono qui con Davide Cristallo. Ciao Davide! Ma ciao Valeria, è un piacere essere qua. Davide, parliamo del tuo corso, che terrai questi corsi in giro per l'Italia, lavoro su di sé con esercizi. Cosa ci dà questo corso? Come esco cambiata dopo questo corso? Allora, l'idea è proprio quella che le persone ne escano cambiate e ovviamente in positivo. Quello che faremo in una serie di giornate che appunto saranno in giro per l'Italia, sarà il lavoro su di sé, che è una parola che racchiude tantissimo. Quello di cui parlo io viene chiamato con un termine un po' ostico, difficile, ingegneria interiore, ma in realtà, per dirla in maniera semplice, si parla non di essere centrati e quindi con l'attenzione rivolta verso noi stessi nel momento in cui facciamo meditazione, se la facciamo, quella mezz'ora o un'ora, ma si tratta di riuscire ad avere gli strumenti, di quello parleremo, per portare quel tipo di centratura, quindi di divisione dell'attenzione, sì, rivolto a quello che c'è nel mondo, ma anche rivolta verso noi stessi, che ci fa fare le scelte giuste poi alla fine, perché ci fa essere coerenti con ciò che davvero vogliamo. Per arrivare lì dobbiamo sapere chi siamo, sapere cosa vogliamo e sapere come fare i passi nella direzione giusta. Tutto questo si ottiene, come tutto il resto delle cose al mondo, con un po' di fatica, di impegno, di perseveranza. Quello che vorrei fare io in questi corsi è dare delle basi dal punto di vista teorico e poi anche con esercizi, perché dalle antiche culture ci portano dai cinque riti tibetani, passando per il mondo del Sud America con Castaneda, ci sono movimenti, alcune volte chiamati passi magici o semplici piccoli esercizi appunto fisici, che però spiegheremo nel corso, vanno a muovere letteralmente, faremo delle prove pratiche nel corso di come si spostano le energie nel nostro corpo durante, in base ai movimenti che facciamo e durante l'applicazione di questi movimenti, per cui si spera che chi sarà attento, sostanzialmente basta solo quello, seguire con attenzione il corso, non è perché è bravissimo il maestro, ma l'insegnamento è sempre lo stesso che ci è stato portato da tutti i grandi maestri, i grandi saggi in ogni cultura, i druidi, i santoni, i guru, gli sciamani. Ognuno col suo linguaggio, ognuno col linguaggio adatto a quel periodo storico e a quella cultura, però l'insegnamento era sempre guarda dentro te stesso, impara a coltivare quello che dentro noi stessi può essere un piccolissimo spazio angusto, quindi a volte a noi non piace stare dentro noi stessi, oppure possiamo affrescare, ripitturare, coltivare e scoprire che fuori da questo spazietto, dentro di noi c'è un giardino infinito che possiamo arricchire e coltivare con tutto quello che scopriamo in realtà, no, facendo esperienza. È come uno che diventa contadino: più vai avanti nella pratica e più scopri mille segreti che ti imparano a migliorare. E così è come tutto il resto delle cose. Grazie Davide, sono curiosissima, grazie di cuore e a presto. Grazie a te. Ciao.